Maurizio Paoli.it, mi ha già fatto dei video sulla nuova Sabatini, che è l'incentivo per l'acquisto dei beni strumentali. C'è una novità, un'anticipazione che con la firma del decreto attuativo del Consiglio dei Ministri, decreto crescita, sono stati previsti 80 milioni di euro per un beneficio maggiore della nuova Sabatini, destinato a imprese che deliverano un aumento di capitale sociale, se avete capito bene. Quindi il contributo maggiorato della nuova Sabatini sarebbe del 5% per le micro imprese e del 3,575% per le medie imprese. Per accedere a questo contributo maggiorato, l'impresa deve aver deliberato l'aumento di capitale sociale non inferiore al 30% del finanziamento richiesto, nella forma di conferimento in denaro entro la presentazione della domanda di contributo. Versamento almeno del 25% entro 30 giorni successivi alla concessione del contributo. La quota restante va poi invece versata entro la data di presentazione della singola richiesta di contributo in misura almeno proporzionale. Ecco. La piena operatività di questo nuovo incentivo si attende l'emanazione in un successivo provvedimento da parte della direzione del Ministero dell'Industria del Made in Italy, previsto per il 1° luglio 2024, che correggerà le regole operative per usufruire di questo nuovo incentivo, nonché la modulistica per la presentazione delle istanze. Quindi, nuovo potenziamento per quanto riguarda il contributo della Sabatini per l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali, abbinato all'aumento di capitale sociale e rafforzamento, quindi patrimoniale, delle piccole e micro imprese in Italia. Vi porto poi qui l'articolo e una buona lettura e alla prossima!